Se sei capace di causarti la depressione, dico questo non perché non mi interessi alla tua malattia o per mancanza di compassione, perché questa è la natura di ciò che ti sta accadendo. Se stai causando la depressione a te stesso, sei in grado di generare una notevole quantità di emozioni e pensieri intensi, ma nella direzione sbagliata. Se non hai emozioni molto forti, pensieri molto intensi su qualcosa, non puoi diventare depresso. È solo che stai generando pensieri ed emozioni che lavorano contro di te, non per te. Quindi sei abbastanza forte da causarti la depressione, perché affinché tu causi una malattia mentale a te stesso, a meno che tu non sia patologicamente malato, ed è solo un piccolo numero di persone, il resto è tutto autocreato. La maggior parte delle depressioni è autocreata. Pochi sono patologicamente malati e non possono farci niente. Viene semplicemente da dentro a causa della genetica e di altri fattori. Quasi tutti i presenti, se li formiamo verso un certo tipo di processo di pensiero e di emozione e facciamo un po' di pressione su di loro con le situazioni esterne, quasi tutti perderanno il proprio equilibrio mentale, diventeranno clinicamente malati. Possono essere spinti alla pazzia, sto dicendo, perché il confine tra salute mentale e pazzia è molto sottile. La gente continua a spingerlo. Ti arrabbi, stai spingendo il confine, è un confine sottile. In realtà, quando ti arrabbi, lo sai che stai spingendo il confine. Ecco perché l'espressione «ero arrabbiato matto con qualcuno». Non sei arrabbiato matto con qualcuno, stai solo diventando matto. Non puoi essere arrabbiato matto con qualcuno, stai solo spingendo la tua salute, i confini della salute mentale, e ti muovi verso la pazzia per un certo tempo e torni indietro. Fai una cosa, ogni giorno prova questo, 10 minuti al giorno, prova un'intensa rabbia verso qualcuno. Come vedrai, nell'arco di 3 mesi sarai clinicamente lì. Sì, semplicemente prova, se vuoi. Perché se continui a spingere il confine, dai di matto, e torni, dai di matto, e torni. Un giorno non sei in grado di tornare. Tutto qui. Un giorno non sei in grado di tornare indietro. Allora sei clinicamente malato. Devi comprendere che, anche se ti sei infuriato per un momento, sei già patologico. Forse non ricevi il certificato di diagnosi, non ti buttano addosso un certificato che sei fuori di testa. Credi sia un tuo diritto infuriarti senza motivo? Credi sia un tuo diritto irritarti con la gente? Credi che questo ricada a tuo vantaggio? Credi che essere abbattuto possa farti ottenere attenzione da qualcuno? Continui a giocare così, un giorno non potrai più tornare indietro. Continui a oltrepassare il limite ogni giorno, un giorno scoprirai non puoi tornare indietro. Quel giorno avrai bisogno di un medico. Fino a quel momento tutti avevano bisogno di avere una pausa da te. Ma il giorno in cui non puoi tornare indietro, ce l'hanno perché ora possono portarti e darti a un medico. Altrimenti impazzisci temporaneamente. Ogni giorno, molte volte al giorno, non possono nemmeno portarti in un ospedale psichiatrico. Devono sopportarti la tua famiglia, i tuoi amici, le persone intorno a te. Se almeno ti ammalassi davvero clinicamente, potremmo ricoverarti. C'è un tempio nel Tamil Nadu, lo sai, dove ti incatenano e ti tengono lì, dove non c'è nessun ospedale. Per i disturbi psicologici non c'è un ospedale. C'è un tempio che qualcuno ha creato, che dovrebbe riportare le persone alla salute mentale. Quindi le famiglie li portano e li lasciano lì. Vengono incatenati e lasciati nel tempio. Dai loro dei soldi ti nutriranno e semplicemente stai lì come un animale, legato. Penso che se gli ospedali fossero gestiti così, molta gente non impazzirebbe. Manterrebbe la propria salute mentale. Al momento è troppo di lusso. Se rendi l'ospedale estremamente confortevole, diventerà un incentivo ad ammalarsi. E hai degli incentivi nella tua vita per ammalarti.
Fin dalla tua infanzia avevi la massima attenzione solo quando ti ammalavi, quando eri felice ti urlavano contro, quando strillavi di gioia gli adulti ti urlavano contro, quando sei un bambino la malattia fisica è positiva perché avrai l'attenzione di tua madre e tuo padre e tutti intorno a te e non devi andare a scuola quel giorno. Quindi impari l'arte di ammalarti fisicamente, ma una volta che ti sposi imparerai l'arte di diventare mentalmente malato, perché se vuoi ottenere dell'attenzione, ti metti in un angolo e ti mostri depresso, le persone ti daranno attenzione. Quindi continui a giocare a questo gioco. Un giorno non potrai più tornare indietro, quel giorno sarai clinicamente malato, purtroppo in molti modi. Non solo in quello che ho detto ora, in molti modi diversi. Direi che il 70% delle malattie sul pianeta, di tutti i tipi, sono auto-create. Anche se prendi un'infezione, c'è un modo, se ti mantieni in un certo modo, fisicamente e mentalmente, i virus e i batteri non avranno effetto nello stesso modo in cui hanno effetto su qualcun altro. Se ti imposti così, non importa cosa succede, devo comunque andare e fare questo, questo e questo. Non c'è pausa. Negli ultimi 29 anni non ho dovuto annullare un solo programma perché avevo la febbre alta o il raffreddore, avevo questo, avevo quello. Non importa cosa sta succedendo, quello che devi fare lo devi fare comunque. Non puoi tirarti indietro o per il tuo impegno o perché hai un capo intransigente in un modo o nell'altro. Se succede, allora vedrai, non ti ammalerai così spesso come fai ora, perché se hai la febbre devi andare comunque, se è estate vai comunque, vero? No, molte persone non vanno al lavoro quando fuori fa un po' caldo, non vanno a lavorare quando fa un po' di freddo fuori, non vanno a lavorare quando fuori c'è un po' di pioggia, non andranno a lavorare quando fuori c'è un fiocco di neve, si lasceranno condizionare maggiormente. Quindi, per ogni cambiamento del tempo, se hai il comfort di coprirti con una coperta e sdraiarti, una volta che crei questo, il tuo corpo imparerà ad ammalarsi il più spesso possibile. Se lo mantieni semplicemente così, che non importa cosa sia, devo andare e fare comunque quello che devo fare, vedrai, il tuo corpo si riprenderà il più velocemente possibile, anche se contrae il peggior tipo di infezioni. Quindi devi solo stabilire le condizioni necessarie per la salute, gli incentivi necessari per la salute, sia per te stesso che per i tuoi figli, se ne hai. Non stabilire incentivi per la malattia. Il bambino è malato. Osservalo da lontano. Non andare mai a coccolarlo. Sa che è il momento peggiore della sua vita e sa che deve guarire presto e dargli le migliori attenzioni. Quando è gioioso, vedrai che imparerà. Naturalmente dall'interno la sua stessa chimica. Imparerà che essere gioiosi conviene, non conviene essere ammalati. Se lo rendi molto chiaro alla tua biologia, alla tua chimica e a tutti quelli che ti circondano, vedrai le persone. Non si ammaleranno tanto spesso come fanno ora. Quindi imposta questo per te stesso, vedrai che tornerai in salute. Se puoi orientare la tua mente in questo modo, puoi anche orientarla in quell'altro. Voglio che tu lo capisca. No, no, sono così perché mio padre abusava di me quando avevo 7 anni. Se sai tutte quelle sciocchezze puoi anche cambiare te stesso, non è così? E ora devi capire mentalmente, fisiologicamente, chimicamente, energeticamente. Devi capire chiaramente, non conviene essere malati, infelici, depressi, non conviene. Essere gioiosi ed estatici conviene. Se lo rendi chiaro a tutte queste persone dentro, si comporteranno tutte come si deve.